Mentre nel nord della Francia assistiamo alla nascita e allo sviluppo di una letteratura in lingua volgare d'Oïl, da una parte l'epica medievale, dall'altra il romanzo cortese cavalleresco, nella Francia meridionale si diffonde parallelamente una poesia olirica cortese di ambiente di corte in lingua doc. Si tratta della prima poesia d'Occidente in lingua volgare, rappresenta cioè la più antica produzione poetica in una lingua letteraria che ha come base essenziale il volgare, non il latino. Perché è fondamentale conoscerla? Perché essa ha svolto un ruolo determinante nell'affermazione in Italia della produzione poetica lirica in lingua volgare, dai poeti siciliani a Dante. La lirica provenzale nasce in Provenza, una zona della Francia meridionale in cui si era affermato l'uso della lingua doc o occitana, un'antica lingua volgare che, come molte altre, partecipa allo sviluppo delle prime forme delle letterature nazionali. Diversamente da quanto sarebbe poi accaduto in Italia, la fioritura linguistica e letteraria in Francia è favorita da un forte sviluppo economico. Gli autori della lirica provenzale sono i trovatori, poeti legati alle corti, il cui nome deriva dal verbo trobar, che significa inventare, comporre. Le liriche sono sempre accompagnate dalla musica e vengono cantate dai giullari o dagli stessi autori delle corti. I trovatori provenzali sono di varia estrazione sociale, signori feudali, cavalieri, borghesi o giullari, legati alle corti di Provenza e d'Aquitania. Fedeli al modello dell'amor cortese, i trovatori compongono liriche amorose con cui intendono esaltare la donna, che spesso è la signora feudale o la moglie del principe. La donna è sempre al centro del canto, ma viene sottolineata la sua irraggiungibilità assoluta, che porta il poeta a invocare un dialogo impossibile. Il pubblico che assiste alle performance dei trovatori è rappresentato dalle dame e dai nobili, dall'aristocrazia feudale delle corti del sud della Francia, ma anche del nord Italia, dove già prima del XIII secolo si registra la diffusione di tale produzione poetica, grazie ai trovatori itineranti. Costoro erano poeti girovaghi che trovavano accoglienza e ospitalità nelle corti, dove esercitavano la loro professione di artisti per un certo periodo di tempo.